Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Nel Vangelo di oggi Gesù annuncia ai suoi discepoli che siederanno su troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui la parola giudicare deve essere intesa in senso semitico. Non sono chiamati a fare un processo, piuttosto vengono chiamati ad assumere quel ruolo di guida che avevano avuto appunto i giudici per Israele nel periodo storico descritto da questo libro della Bibbia. In breve Gesù affida loro un potere sul suo popolo. Ma cos'è il potere? Forse il filosofo francese Michel Foucault ci può aiutare in questo. Infatti questo sgancia il potere dalle istituzioni, a cui noi riconosciamo appunto un potere perché è legittimate da un codice a cui si aderisce, la Costituzione ad esempio. Ci sono infatti tanti poteri però che non chiedono nemmeno questa legittimazione eppure hanno su di noi una grande influenza. Per prima cosa, egli dice, il potere è una relazione tra le persone che poi si determina in delle strutture, stato, famiglia, lavoro, eccetera, ma il contenitore non va confuso con il contenuto. Il potere infatti non è un qualcosa che si possiede ma una relazione che si vive. Esso non si ha, ma si esercita. Non è un fenomeno consapevole di una dominazione compatta ed omogenea, piuttosto è un qualcosa che circola tutto intorno a noi. Ad esempio, cos'è più forte nella mia vita? Il potere dello Stato che mi chiede di pagare le tasse per usufruire di alcuni servizi o il desiderio di possedere una moto che sfrecci nelle autostrade? Diremmo il primo, ma solo per via del potere di controllo e di sanzionamento dello Stato. In realtà, chi ha un potere maggiore sono coloro che hanno saputo instillare nella mia fantasia questo bisogno di sfrecciare, proprio a me che metto la terza solo in autostrada. Sempre meno lo vediamo realmente presente nei palazzi del potere. Infatti, nonostante la poca serietà di diversi soggetti politici, ci accorgiamo che comunque la barca sembra andare. Nell'attuale società occidentale, infatti, alla politica è stata sottratta da tempo la possibilità di avere un potere reale, che nel frattempo è migrato nelle sfere della finanza, un luogo non abitato da uomini ma da cifre. Se proprio vogliamo trovare un postmoderno anticristo, lo dobbiamo cercare in questo territorio, quello del non umano, della struttura. Ma Gesù ci ha appena detto che il potere deve avere un volto umano, deve essere addomesticato dalla forza del suo regno, perché di suo sfuggirebbe lontano dall'uomo stesso. Non solo, deve avere un volto crocifisso di chi si è annullato per il bene degli altri, così come ha fatto lui sul trono della sua gloria, cioè la sua croce.